Questo video è offerto da... Io sarò molto breve perché so che siete tanti e non certo per me ma per i calciatori che verranno dopo. Presentiamo oggi la seconda maglia che è stata ovviamente realizzata in collaborazione con Magron. La presentiamo a distanza di un po' di tempo dalla prima e dalla terza. La prima è l'azzurra e la terza è la bianca per intenderci. Da un lato perché evidentemente dilatare i tempi della promozione aiuta ad avere, diciamo, maggiore visibilità sul prodotto, e poi perché questa maglia è frutto effettivamente di un lavoro di ricerca e di studio che ha richiesto più tempo del previsto, ma il cui risultato ci trova tutti quanti estremamente soddisfatti. La seconda maglia di quest'anno è nello stile della maglia camouflage dello scorso anno, una maglia che abbiamo coniato con il termine di athletic style, ossia un capo di abbigliamento che ispirandosi a quelli che sono comunque i colori e anche le tendenze della moda, rimane nella sua peculiarità di essere un capo sportivo, ma che poi, come l'abbigliamento di tutti noi di ogni giorno richiede, è un capo che si può utilizzare in maniera versatile e non soltanto per un utilizzo. Quindi lo abbiamo pensato, ispirato, tra un istante entrano i calciatori e vedrete il capo e il colore soprattutto, lo abbiamo pensato come l'ispirazione alla cosa più comune, complessa, in cui la Macron, mi piace sempre sottolinearlo, è quell'azienda che ha la flessibilità e la disponibilità a studiare con noi delle cose straordinarie, con un, lo ripeto per onestà intellettuale, con un think tank realizzato con Luigi, con Edoardo, De Lorenzo, col papà, col presidente ovviamente, e con me, in cui si lavora duramente su delle cose che facciano sempre la differenza. Quindi non vengo dall'altro lato per non intrecciare la foto, però la maglia, come potete vedere, se i ragazzi, Lorenzo, un secondo, così gli facciamo vedere, vedete che la maglia porta tutte le cuciture come se fosse un pantalone.